Sabato 22 dicembre, nella chiesa di San Giovanni Evangelista, è stata celebrata la messa studentesca di Natale, organizzata dall'ufficio di pastorale scolastica e dall'ufficio di pastorale giovanile. La funzione è stata presieduta dall'arcivescovo Monsignor Verrucchi. Che cosa significa per te aver partecipato a questa messa per gli studenti? Beh, innanzitutto sono arrivata proprio trafelata di corsa, io ormai sono già un universitario, visto che c'erano molti studenti delle superiori soprattutto. È sempre un bel momento comunque riunirsi tra giovani, soprattutto di questa pastorale giovanile che sta, a parer mio, sta rinascendo, si sta rinvigorendo in questi ultimi anni e soprattutto ho pensato di venire anche trafelata di corsa per ascoltare anche, diciamo, quelle che sono le ultime parole del nostro vescovo che ci lascerà tra poco, però sempre accogliendo il nuovo vescovo con tanta gioia per quello che il Signore ci regala. Ah, sicuramente questo è un evento assolutamente importante che sono felice di aver rifatto dopo quello dell'anno scorso, perché è comunque un momento d'incontro. Diciamo per noi che avevamo la Lectio Brevis oggi e siamo potuti venire, è stata una bellissima cosa. Peccato per le scuole che non l'hanno avuta, però capiamo anche che le esigenze di adesso impongono che le abbiano dovute fare tutte. Palline e decorazioni natalizie, questi soldi a chi andranno? A chi saranno devoluti? Questi soldi qui li porterò tutti io personalmente in missione in Perù, in questo paesino che si chiama Encañada, che si trova a 3200 metri sulle Ande, a nord del Perù, e anche ricavato delle offerte della messa che è appena finita, le porterò sempre io in missione. Partirò a luglio, finita la maturità. Così. Quindi una messa studentesca molto importante oggi, anche soprattutto per te. Sì, perché comunque è sempre bello, no? Vedere che c'è ancora qualcosa, no? Che gli studenti, un po' anche se il mondo di oggi cerca di frenare, si interessano comunque, provano a ricordarsi di quello che è il vero valore del Natale, insomma. E poi tutto ricavato io lo porterò e sono contentissima e ringrazio tutti. Barbara Nisci per Ravenna Web TV.